Ricordiamo che gli avversari che oggi ospitiamo si trovano in questo momento sesti in classifica, con un risultato precedente che sorride ad essi proprio per 68-58. Sono aggiudicati la vittoria contro Savigliano Basket. E invece Bea, seconda posizione in classifica, ottima posizione con un record di 13 vittorie e 4 sconfitte, ma tristi dall'ultimo incontro svolto contro Gators, ospiti dei Gators, dove ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo perso per 8 lunghezze, per 63-55 per i padroni di casa. E adesso proprio il pallacascino a cappello che inizia a spingere per provare a incitare i suoi atleti. Fra poco la palla 2. Ed eccoci partiti subito. Palla nelle mani Edo Gatti. Poi Gianluca Poggio col mancino, subito il blocco portato dalle scalze, palla nell'angolo, Sebastiano Gili, il capitano, che ribalta ancora per Gatti. Gianluca Poggio da due punti, da tre punti anzi, palla che esce e c'è il primo rimbalzo, il primo possesso effettivo di Benaschese. Palla nelle mani di Lieto, poi nelle mani del compagno che va fino in fondo e prova a poggiare il tabellone, ancora Lieto. Cerca e poi bomba di colmo e niente, c'è Luca Poggio, è già dall'altra parte, poi Gatti un po' sbasso, attacca, forse un fallo, il fischio non c'è, palla di Benaschese, ancora pallone sprecato e due punti per Edo Gatti, che mette il pallone per terra. Un minuto e cinque trascorso sul cronometro, ancora dall'altra parte c'è Martina che va dentro dal 5 che sbaglia, Marco Stiffi rimbalzo per Arescalzi che è già dall'altra parte, palla per Edo Gatti, un po' pericoloso ma comunque arriva nelle mani di Sebastiano Gile, subito prova la bomba ma non è a segno. Sebastiano Gile, una buona prestazione nell'ultima partita svoltasi appunto in trasferta, anche se è arrivata poi una sconfitta non indifferente contro Gators, privati di due giocatori fondamentali. Intanto turnover per Planet Smart City Bea, palla persa da Gianluca Poggio, lettura sbagliata ed è rimessa dal fondo per gli ospiti, come stavamo dicendo prima. Proprio Gile è autore di una buona prestazione, ma è arrivata comunque una sconfitta in casa di Gators. Palla fuori dal ferro, reclama un fallo ma non arriva il fischio. Edo Gatti fuori per Gianluca Poggio che va da Sebastiano Gile che ribalta per Stiffi, ancora alle scalzo, si ferma, prende la bomba sbagliata. Inizio lento in questa partita, un'altra bomba, c'è lo scambio di tre tiri da tre punti e poi l'errore di Alescalzo a rimbalzo che permette la rimessa da fondo in attacco per Benaschese. Intanto due punti che arrivano per Benaschese, poi alley-oop per Edo Gatti, assist perfetto di Alescalzo, ma i Gator sono già dall'altra parte con Colmo, il capitano, tre punti, ricordiamo. Colmo, giocatore di grandissima esperienza, classe 1980, con un tiro molto efficace dalla lunga distanza, ma anche dalla media. Intanto sarà rimessa da fondo per Bea, punteggio sul 5-4 per gli ospiti con 7 minuti e 08 da giocare. Edo Gatti per Alessandro Scalzo, ancora Edo Gatti da 7 metri, 3 punti, si gira verso la panchina e dice sì ci sono anch'io,
e si scrive ufficialmente a referto. Edoardo Gatti, piedi per terra, tiro fondamentale, prolungare di due lunghezze sugli avversari. Poi errore per Benaschese, palla per Gianluca Poggio che è già dall'altra parte. Cammina sotto le gambe, prova a prendere il centro, blocco di Ale Scalzo, ancora Gianluca Poggio, una bella finta. Gile ancora, Marco Stiffi nell'angolo, riesce a tenerla, Sebastiano Gile, finta, attacca dentro e c'è un fallo, chiamato su Gile, fallo subito, commesso dal numero 24 di Benasco, Maisano, il 5, sarà rimessa per Gianluca Poggio. Palla dentro, Predo Gatti, in mezz'angolo, prende il posto, si gira, tira, è corto, ma c'è la chiamata arbitrale, il piede fuori, palla recuperata da Beinasco ed è rimessa, palla nelle mani di Marco Carbonaro, poi ancora palla per Maisano dentro, cerca di battere il nostro capitano Gile, che non riesce a contrastare Maisano, che trova due punti, punteggio perfettamente bilanciato sulle sette lunghezze per entrambe le formazioni. Ancora Ale Scalzo, attacca dentro, gran blocco, gran pick and roll eseguito molto bene, Edoardo Gatti, bloccante, che riceve il passaggio misurato da Ale Scalzo e va a prendersi questi altri due punti. Gran bel ribaltamento ancora nelle mani di Colmo, che attacca, si ferma con il colpire perno, va su e subisce il fallo da Ale Scalzo. Saranno due liberi, i primi due tiri liberi, prima gita in lunetta dell'incontro proprio per Andrea Colmo. Vedremo se allungherà il suo referto a 5 punti segnati. Va col primo, dentro. Il secondo è corto e si staglia sul primo fermo, palla sul primo ferro, scusate, ancora Gianluca Poggio già dall'altra parte, va da Sebastiano Gila, ancora si torna sempre in qualche modo da Gianluca Poggio, da Ciomancino, penetra dentro, due punti. Li batte tutti quanti, non gli importa nulla, gli importa solo di fare due punti, ma intanto dall'altra parte Martina va a prendersi altri due punti, gioca Poggio dentro, ma nulla da fare, ancora dall'altra parte Colmo si ferma e tira da tre punti, la palla è corta, niente da fare stavolta, Gianluca Poggio ancora su Carbonaro, ancora Scalzo, Gianluca Poggio marcato stretto da Carbonaro, che prova a trattenere la furia mancina di Gianluca Poggio, ancora prova il blocco Marco Stiffi nell'angolo dopo lo scarico, brutto passaggio, Ale Scalzo prova da dietro al tabellone per mancanza di tempo sui 24 secondi, palleggio, arresto e tiro, cross e back per Alex Martina, segna altri due punti, gli ospiti in vantaggio di un solo punto, 12-11. Tanto palla nelle mani di Edo Gatti, che va da Ale Scalzo fuori per Sebastiano Gile, che cerca di trovare il compagno Gianluca Poggio, ma c'è la chiamata arbitrale per il fallo in attacco fischiato ad Alessandro Scalzo, niente da fare per Bea, che non riesce a concretizzare per provare a portarsi a casa due o tre lunghezze. Palla in nuovo per Beinasco nelle mani di Marco Carbonaro, la porta su, va da Mattia Lieto, e poi Carbonaro, tre punti facili, e la panchina si alza in piedi e applaude i propri compagni, il proprio quintetto, si trova in vantaggio di 4 lunghezze per 15-11. Vedremo dopo il time out chiamato da coach Vassalli, Prince Marcy di Bea, per schiarirsi un po' le idee e spezzare un po' il ritmo di questa Beinaschese, che è partita veramente, veramente bene.
Si rientra in campo dopo il time out. Coach Farsalli che schiera la medesima, il medesimo quintetto, gli stessi titolari in campo, anche nessun cambiamento effettivo, neanche per Binasco che rientra con i soliti 5. Intanto di qua Gianluca Poggio, step back da 3 punti, splash come Clay Thompson. Gianluca Poggio, 3 punti, e accorcia le distanze. Intanto passaggio pericoloso di Binasco, palla nelle mani di Martina, e poi ancora da il numero 1, ancora da Martina, lo stesso Martina, 3 punti, tiro difficile in sospensione che non entra, e scheggia il ferro Marco Stiffi. Intanto Marco Stiffi per Gianluca Poggio, ancora palla nelle mani di Edo Gatti che subisce il fallo quasi nel one, che non arriva, ma arriva una bella gitellonetta. Intanto cambio pronto per Coach Farsalli, per classe 2001. Segura Costa col numero 6, entra proprio per Ale Scalzo. Inizio un po' sottotono per Ale Scalzo, vedremo come proseguirà la sua gara. Intanto Edo Gatti il primo dentro, punteggio sul 15 pari, a 3 minuti da giocare ancora del primo quarto. Il secondo è buono, tocca solo la retina. Ancora Carbonaro per Martina, Martina dentro, cerca il fallo e lo trova. Gianluca Poggio spende il fallo, lo spende relativamente bene. 3 falli di squadra, dalla prossima sarà gitellonetta costante fino alla fine del periodo per Binasco. Primo di Martina, intanto è dentro. Vediamo se il secondo sarà buono, infatti è proprio così, solo retina per lui. Gianluca Poggio si incarica di portare su il pallone a specchi, palla nel post per Sebastiano Gile. Poggio finta di step back, ancora Stiffi dentro, scarico per Edo Gatti dall'angolo, il tiro è fuori non di misura ma di molto. Intanto rimessa dal fondo guadagnata al play smart di Bea. Gianluca Poggio dopo uno scambio non troppo aspro con Marco Carbonaro, che voleva la rimessa a favore della propria squadra, non entra a fare. Ancora Nicolucci, intanto è entrato proprio per Stiffi, rimbalzo di Andrea Colmo, e poi Colmo ancora, forse il doppio che non viene chiamato. Colmo finta da 3 punti, fallo proprio per Gianluca Poggio che mette la mano davanti, impaurito dall'estremo range che ha questo ragazzo. Colmo, sarà gita in unetto per lui, il primo dentro, punteggio che sorride fino a questo momento a Binasco, avanti di 2 lunghezze, 18-16, 2 minuti pieni da giocare. Il secondo è fuori. Il terzo, sbagliato, forse buon fallo speso qui da Gianluca Poggio, senza volerlo, ma ben speso. Ancora Segura Costa, ne è entrato Sebastiano Gile, un'altra bomba, la prende e la sbaglia, anche questa. Ancora Gianluca Poggio che prova a prendere il pick and roll di Seba Gile, step back, finta al tiro, Segura Costa, poco tempo sul cronometro, 2 punti per il dominicano, classe 2001.
tiro facile dalla media per lui, il punteggio si ristabilisce proprio sul pari, poi c'è il fallo di Sebastiano Gile. Cambio proprio per coach Vassalli, fuori il doppio zero, Gianluca Poggio, dentro Marco Stiffi. Saranno due liberi per Alex Martina, vediamo se sarà bravo a sfruttarli entrambi. Il primo sicuramente sì, e cade dalla retina, garantisce una lunghezza di vantaggio per Benasco, e ce l'ha anche la seconda lunghezza di vantaggio. 20-18 è il risultato, esce intanto il numero 24 Maisano ed entra il numero 9 Massimiliano Coluccino. Nicolucci porta il pallone, qualche blocco, ma non si capisce bene il piano di Nicolucci, che comunque penetra e la palla arriva proprio per Sebagile, che va dentro di nuovo da Segura Costa, che si gira, tabellone e canestro, counting and one, come si dice oltreoceano. Gita in lunetta, breve per lui, ma con la possibilità di concludere una bella giocata da tre punti, fondamentale per andare in vantaggio anche solo di una lunghezza. Quest'oggi tutti i punti sono importanti, tutti i possessi. Intanto entra Dvornic con il numero 18, è buono anche il libero intanto per Segura Costa, è uscito intanto il 10 Mattia Lieto. Attenzione, mezz'angolo, palla per Coluccino che va fuori dal capitano Andrea Colmo, tre punti pesantissimi del capitano Andrea Colmo, giocatore come detto in precedenza di un'esperienza notevole. Intanto Edo Gatti, Eurostep, bellissimo Edoardo Gatti, mezzo a tre, due punti, e Andrea Colmo è già di là, si gira, prova a cercare i due punti, non li trova, Marco Stiffi, finta, palla nelle mani di Segura Costa, 17 secondi per cercare di trovare un tiro, palla smersi Tibea, le mani di Edo Gatti palleggiano questo pallone, si ferma, tira da tre punti, tiro sbagliato, 3, 2, 1, Andrea Colmo sulla sirena, la palla si infrange sul tabellone, poi sul ferro, non va il tiro allo scadere del capitano di Benaschese. Primo quarto divertente che si conclude 23-22, una lunghezza di vantaggio per i padroni di casa. Vediamo adesso, dopo l'intervallo breve prima del secondo periodo, i cambi che ci saranno, se ci saranno fra le due formazioni. Rientrano in campo i due quintetti pressoché invariati. Palla dentro, rientra in campo proprio nelle mani di Carbonaro, che va da Dvornicic, ancora Martina, attacca Marco Stiffi, un bel crossover e una bellissima conclusione, è un canestro di elevata qualità.
Segura va da il capitano Gile, poi la palla nelle mani di Gatti, crossover, dal crossover Stiff nell'angolo, attacca, cerca i due punti, la palla viene sputata fuori dal ferro, Andrea Colmo il capitano, probabilmente si fermerà, cercherà il tiro da tre punti, invece va in mezzo, e poi la palla esce dall'altra parte, il ribaltamento di Mani Martina, Mani Carbonaro che sbaglia, sarà possesso di Bea. Rimessa da parte di Nicolucci. Porta sul pallone Alessandro Nicolucci. Ancora sul lato, sull'ala sinistra. Dentro per Sebastiano Gile. In post. Gile lo spinge. Poi trova il no look. Fredo Gatti. Buona idea. Ma misunderstanding fra i due. Gatti non si avvicina nemmeno al pallone. Scagliato da Sebastiano Gile. No look. Ed è turnover per lui e per Planet Smart City Bea. La palla intanto già dall'altra parte, in mani di Marco Taristano. Poi ancora il capitano Andrea Colmo. Va dentro, cerca il tiro, ma non c'è, invece il rimbalzo offensivo da parte di Massimiliano Coluccino. Counting and one. Vedremo. Vedremo se metterà dentro anche il tiro libero. E intanto cambio in vista per coach Vassalli. Dentro fa l'esordio il Mind Yang di classe 2001, il 5 di Planet Smart City Bea, sta crescendo con l'under 20. Tocco proprio per lui, poi giocata da 3 non conclusa la parte di Benasquez, dall'altra parte già Edo Gatti dentro, prova a trovare il passaggio, poi la finta dentro, si gira, reverse, due punti, dentro Edo Gatti, palla per Vornicic, ancora Coluccino dentro, attacca il Mind Yang, palla, brutta palla persa da parte di Taristano e poi sarà rimessa in vista per Bea. Cambio per Benaschese, dentro rientra Antonio Maisana, 5, ed esce Dvornicic, palla nelle mani di Edo Gatti sul gomito, prova lo step back, tiro difficile, airball da parte di Edo Gatti, poi c'è il fallo subito da Ale Nicolucci, rimessa di nuovo dal fondo per Bea. Rimessa effettuata, palla che si trova sotto il ferro nelle mani di Edo Gatti, che esce Marco Stiffi, alza la parabola che non entra, niente da fare, palla di nuovo per Benaschese, Benasco che va ad attaccare affidandosi alle mani di Maisano che sbaglia da sotto, ancora Edo Gatti segue dentro e poi c'è il fallo giusto di stizza da parte di Alex Martina, che dopo il fallo guarda male il povero Edo Gatti per terra, sarà rimessa da parte di Bea, palla nelle mani di Nicolucci incaricato alla battuta, dentro palla per Edo Gatti con Martina che con un po' di flopping cerca di far vedere un contatto che in realtà non c'è, gli arbitri non lo vedono ancora, Nicolucci prova a strappare il pallone dalle mani di Taristano, non riesce nell'intento e c'è il fallo, sarà fondo per Benaschese Basket, palla nelle mani di Taristano. Pallone rientra in campo proprio per Maisano contro Yang, il Main che
ha una buona difesa, fa una buonissima difesa, e la palla, e poi le mani di Coluccino si frange sul ferro, niente da fare. Erogati già dall'altra parte, Marco Stiffi dall'angolo, tre punti, piedi per terra, brutto airball per lui. Erogati prova di trovare, cerca di trovare lo spazio, c'è fallo subito da Erogati e poi fallo tecnico fischiato ai danni del numero 24 di Beinasco, Antonio Maisano, che dice qualcosa all'arbitro e anche qualcosa da dire il coach di Beinaschese. Colloquio veloce fra l'arbitro e il coach di Beinaschese. L'arbitro non cambia la sua decisione, ovviamente fallo tecnico fischiato ad Antonio Maisano, palla nelle mani di Edo Gatti, incaricato il segnale. Vediamo dentro. Edo Gatti, il secondo. Palla dentro per Edo Gatti al bersaglio. 2 su 2, punteggio sul 27-26 per i padroni di casa. Estrema parità fra le due formazioni, con 6 minuti 54 da giocare, l'ultimo libero che va dentro. Due lunghezze di vantaggio. Poi la palla nelle mani di Alex Martina ancora. Marcato da Marco Stiffi. Alex Martina, crossover, fulminio. Lascia lì Stiffi. La palla poi nelle mani di Maisano contro Ilemine. Ilemine che difende in modo perfetto di nuovo. Edo Gatti già dall'altra parte, dopo un bel possesso difensivo, porta il pick su Martina per Edo Gatti. Edo Gatti dentro, due punti, scatenato, ormai si è sbloccato, fatto il suo ingresso ufficiale, il miglior scorer nell'incontro fino a questo punto della partita. Palla intanto nelle mani di Maisano, che si trova di nuovo contro Ilemine, cerca di trovare spazio, poi si gira col perno, la palla però gira sul ferro e sarà rimessa per Beinaschese. Cambio proprio per la formazione di questi ultimi. Fuori Maisano, ricordiamo, a cui è stato fischiato un fallo tecnico, ed entra Mattia Lieto di nuovo. Rimessa proprio per lui, che va a sbagliare il tiro dal mezzangolo. Poi Nicolucci già dall'altra parte prova a battere Taristano, va poi nell'angolo da Segura che attacca deciso. Marco Stiffi di nuovo, l'angolo, stessa posizione di prima, dentro di Angeli Main. Poi c'è il passi, c'è passi di partenza, fallo fischiato correttamente, infrazione fischiata correttamente ai danni del classe 2001, che mette giù il palleggio troppo tardi. Palla di nuovo dentro per Carbonaro, dopo la rimessa porta su con Nicolucci a muro per Taristano il canestro. Poi il capitano Colmo si ferma, arresto tiro, tiro sbagliato, un po' forzato, Edo Gatti sull'altra parte, Segura, Edo Gatti, dai e vai, tiro sbagliato, poi Segura, rimbalzo, poi Ilemine, rimbalzo, e c'è il fallo subito da Ilemine dopo 30 pin sbagliati. Fallo subito da Dianghi Ilemine, fischiato ai danni di Coluccino. Time out per Beinaschese, punteggio che rimane sul 30-26 per i padroni di casa, con 4 lunghezze di vantaggio. Time out per provare a parlare su quello che è questa partita. Schierisse ancora una volta le idee.
rientro in campo da parte delle due formazioni con il Main sul tiro libero pronto a battere il primo, tirare il primo, sbagliato, tiro troppo lungo ed è intanto sul cubo arancione pronto al rientro Alessandro Scalzo, il secondo intanto è buono per il Main che si affaccia alla partita con il primo punto. Fuori Edoardo Gatti, sicuramente MVP dell'incontro fino ad adesso. Vediamo adesso come si svolgerà l'attacco da parte di Martina che perde il pallone. E ancora Ale Scalzo, subito a rientro, palla per Marco Stiffi che prova a battere Martina sul palleggio, non riesce. Palla fuori Nicolucci, palla fuori per Ale Scalzo che... gira ancora per Stiffi che torna nell'angolo, Nicolucci da tre punti, tiro corto e poi ancora Carbonaro già dall'altra parte. Carbonaro prova a battere Segura, Segura ottima difesa, Segura contropiede, due punti per il Dominicano e Plan Smart City che si allunga piano piano di 6 lunghezze, 33-26, 4 minuti e 24 da giocare. Fallo in attacco da parte di Massimiliano Coluccino. Intenta portare il pick and roll. Niente da fare. Rescalzo. Fuori Marco Stiffi. Fa l'esordio. Dembek. Classe 2002. Nicolucci ancora chiama Rescalzo, palla nelle sue mani, poi dal Dominicano, Segura, Costa, poi Dembek appena entrato si prende il tiro stagliato sul ferro, tiro sbagliato ma ci sarà rimessa, bella schesa, palla nelle mani di Lieto e poi Carbonaro che la porta su. Carbonaro proprio per Martina, Martina dentro, appoggia, sbaglia, Martina ancora si rivolge all'arbitro, non gli dà ascolto per un mancato fischio, a suo parere pick and roll di Segura Costa, e cerca nell'angolo Dembek, non lo trova, tiro sbagliato, anzi passaggio sbagliato, scarico sbagliato da parte di Scalzo per Dembek. Cambio per Beinasco, Colmo dentro, fuori Alex Martino, rimessa battuta da Lieto che va nelle mani ancora di Carbonaro, Carbonaro ancora, palla nelle mani di Dvorvicic, ancora Carbonaro, fa saltare Nicolucci, dentro, fallo subito, appoggia e sbaglia. Intanto Vassalli riprende Dembek. Primo fallo. Fondo per Beinasco. Palla nelle mani di Colmo. Ancora un altro tiro sbagliato, percentuale bassa per lui. Quest'oggi. Ancora Carbonaro prova a battere Scalzo, prova a prendere il pick and roll portato lì da Coluccino, fa cadere intanto Carbonaro e poi Segura Costa si staglia, scaglia sul pallone, quasi trova il recupero, ottima difesa da parte di Stefano, palla nelle mani di Dvorvicic che non ha più tempo e suona la sirena. 3 minuti e 6 da giocare, punteggio fermo, immobile su 33-26. Time out chiamato da Beinaschese, più 7 per Bea. Vedremo come rientreranno le squadre dopo un altro time out chiamato proprio dal coach di Beinasco che non è convinto del gioco dei suoi atleti. Vedremo.
rimessa. Le squadre che rientrano in campo, palla nel mani di Dembek che attacca, classe 2002 sul centro, palla per il Main, sbaglia il passaggio, Piede poi Nicolucci che fa di tutto per prendersi, per non prendere contropiede, poi esce proprio classe 2002 dopo due errori, dentro Edo Gatti e rientra anche il capitano Sebastiano Gile. Ed esce Dieng Lehmann, ottimo esordio per lui. Ci troviamo davanti con formazione schierata da Coach Rossalli, con Edo Gatti, Ale Scalzo, Ale Nicolucci, Sebastiano Gile e Stefano Seguracosta. Due punti che non arrivano per Benasco dopo... E poi, attenzione, contropiede, e la palla è dentro, Seguracosta. Due punti, altri due punti per lui, a referto, palla nelle mani di Carbonaro, che è già dall'altra parte, poi Vorvicic, palla per il capitano Andrea Colmo, Colmo che va su, subisce fallo, sarà rimessa da fondo per Benasco, fuori Nicolucci, dentro Andre Barbero, autore di una stagione pressoché perfetta fino a qui. Vedremo come si comporterà. Dentro inoltre Martina e adesso Dvorvicic. Palla proprio nelle mani di Martina, appena entrato, che esce, va da Carbonaro che penetra in centro. Schiaffo da parte di Barbero. Primo fallo. Saranno due liberi, Gito e Lunetta per Carbonaro. Primo libero, è sbagliato da Carbonaro, vediamo il secondo. Il pallone entra, anche con un aiuto del ferro del tabellone, ma entra. E il punteggio sul 35-27 per i padroni di casa di Planet Sports di Bea, qui al Palacascina Capello. Ricordiamo, partita importantissima per Planet Sports di Bea, che vincendo questo incontro potrebbe assicurarsi la seconda posizione fra le migliori 5 del campionato, con uno storico di 4 vittorie e una sconfitta proprio contro le 5 squadre migliori di questo girone. Intanto già dall'altra parte, palla nelle mani di Colmo che va al tiro dalla media, difficile, buttandosi all'indietro. Scalzo, va a rimbalzo, va a Seguracosta, buona difesa di Colmo, ma comunque Seguracosta fa vedere i muscoli, glieli mostra e mette a segno altri due punti, classe 2001, ottima partita fino qui per lui. Palla nelle mani di Carbonaro che torna fuori da Lieto, Lieto che va poi da Alex Martina, prova a battere Barbero, Barbero non si fa battere facilmente, non è uno che demorde così facilmente, e poi rimbalzo mancato da parte di Ale Scalzo, Colmo da tre punti lasciato da solo, la palla in out e poi rimbalzo offensivo, Bea che si addormenta e due punti per Massimiliano Coloccino. 40 secondi al termine prima dell'intervallo lungo, Scalzo per Gile, Gile per Barbero che si allunga, la palla prova a penetrare, Barbero fuori per Ale Gile da 8 metri, Seba Gile scusate, sbaglia anche questo, 0 su 3 per lui dalla lunga distanza. Per adesso il capitano che non è ancora entrato in partita, vedremo se nel secondo tempo riuscirà a imprimere le sue orme su questo incontro. Ancora Carbonaro dentro, tiro sbagliato, Gatti a 2 secondi dal termine, va al tiro, Gatti da centrocampo che sbaglia e la sirena fischia, intervallo lungo, punteggio sul 39-29, più 10 per Bea. Vedremo come andrà il secondo tempo e ci vediamo
Fra 10 minuti. Benvenuti a Leopardi Channel News, il TG ufficiale sul mondo dei leopardi. Partiamo come al solito con la notizia della settimana. Come ogni anno Bea organizza insieme ad altre società sportive di primo piano a livello nazionale due summer camp, aperti a tutti gli atleti del settore giovanile e mini basket Bea, e non che vogliano passare una settimana tra basket e divertimento. Uno staff tecnico di alto livello permetterà ai campers di perfezionare il proprio gioco, ma saranno tanti anche i momenti di svago ed esperienze extracestistiche. Si terranno l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, uno in Emilia-Romagna, l'altro invece ad Acqui Terme. Veniamo ora ai risultati delle prime squadre maschiate Bea. La Planet Smart City Bea interrompe la striscia di 12 vittorie consecutive, perdendo in casa della capolista Gators per 63-55. Tra le file arancioni si sentono gli infortuni di Barbera e Pavone, che provano a stringere i denti e giocare lo stesso, in una partita molto maschia che però alla fine sorride ai primi della classe. La Serie C femminile perde in casa contro Castelnuovo Scrivia, squadra giovane ma molto talentuosa, con molte giocatrici che militano in Serie A2. Le nostre Leoparde pagano il parziale subito nel primo quarto, dal quale non riescono più a recuperare. L'eccellenza CSI continua a vincere, questa volta in casa ai danni della Fortitudo Borgaro, continuando ad inseguire l'obiettivo playoff per il titolo regionale. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, l'Under 20 di Coach Mussio vince ancora, ma questa volta in casa contro Tantam, blindando sempre di più il primo posto in classifica, procedendo a belle spiegate verso la fase titolo. L'Under 18 vince il derby contro PMS, in una partita sempre in controllo degli arancioni. Con il secondo posto matematico già conquistato da tempo, i Leopardi si preparano a giocarsi le proprie carte nella seconda fase per qualificarsi alle Final Four di categoria. La Juniores perde ieri sera la sua prima partita stagionale per 59-62 in casa con i secondi della classifica della SBA Asti, rimanendo comunque prima nel girone. L'Under 15 Eccellenza perde in casa contro College Borgo Manero, nella seconda giornata valida per la Coppa Piemonte. I Leopardi pagano un terzo quarto da incubo dopo un primo tempo giocato ad armi pari contro un avversario di alto livello. L'Under 13 Elite vince nella prima giornata dal girone del massimo titolo regionale di categoria, nonostante una prestazione forse un po' al di sotto degli standard. I Leopardi tirano fuori gli artigli e con una bella prova di carattere vincono i Piemonte in casa della Pallacanestro Grigliasco per 58-63. Gli esordenti stravincono il derby con Baschettieri per 6-65 nell'ultima giornata della prima fase del torneo competitivo. In una partita mai in discussione, i Leopardi ribadiscono il risultato dell'andata, posizionandoli secondi nel girone e accedendo alla seconda fase, dove giocheranno con le migliori squadre della provincia. Lasciamo ora la parola a coach Simone Felletti, capo allenatore delle prime squadre Under 13 e Under 14, per fare il punto al termine delle prime fasi che hanno visto grandi protagonisti entrambi i gruppi. Ciao a tutti, abbiamo appena finito le prime fasi dei campionati Under 14 e Under 13. Con la 14 abbiamo sfiorato il girone top per il titolo, siamo nel girone Coppa. I ragazzi hanno lavorato bene in palestra e ci è mancato un pochettino l'approccio mentale alle partite, ma vedo dei miglioramenti. Adesso con la fase Coppa vediamo di riuscire a fare il meglio che possiamo. Con la 13 abbiamo invece centrato l'obiettivo del girone titolo. Difficile, sarà impegnativo, ce la metteremo tutta. I ragazzi li vedo in miglioramento sia a livello fisico che a livello di impegno di testa, e vediamo, dai, vediamo cosa possiamo fare. E invece abbiamo anche il campionato CSI, che lo facciamo con il gruppo misto Under 14 Under 13, anche quello lì partito un pochettino male, ma ultimamente i risultati stanno premiando il lavoro in palestra. Il
Leopardi Channel News è stato offerto da Leopardi Team, composto da Azimut Investimenti, Chetariffo.it, Dino Sport e Planet Smart City.
di nuovo qua. Inizio secondo tempo. Palla nelle mani di Gianluca Poggio. Secondo tempo appena iniziato, 9.49 da giocare. Sebastiano Gile, 3 punti. Ancora tiro sbagliato, 0 su 4 per lui. Poi Ispero si lancia, bel recupero di Sebastiano Gile, ma Edo Gatti non ci arriva ed è palla proprio per Brinasco, per Martina che sbaglia da sotto. E poi il rimbalzo del 5. 24, Maisà. Ancora Poggio per Sebastiano Gile, che va dalle scalzo alle scalzo, 3 punti. Bang! 3 punti da parte di Ale Scalzo. Punteggio 42-31 per i padroni di casa. Ancora Maisano fuori dall'arco, prova ad attaccare Sebastiano Gile. Un paio di finte, palla ancora fuori per il capitano Colmo, che va nell'angolo da Lieto, che lascia partire il pallone indirizzato al centro della retina. La retina fa solo rumore, 3 punti per Beinasco. Gianluca Poggio dall'altra parte, sotto le gambe ancora per Gile. Gile in post, attacca ancora Maisano, poi la palla fuori alle scalzo, un'altra bomba, 3 punti e alle scalzo on fire subito dopo l'intervallo, 6 punti nel giro di un minuto. Ancora Maisano attacca, palla fuori per Lieto. Lieto non è come alle scalzo, non segna da 3 punti come alle scalzo e la palla è fuori. Ancora Gile dall'altra parte, Poggio prende il pick and roll di scalzo, scalzo taglia dentro, Gile fuori l'angolo, Stiffi da solo, airball Marco Stiffi, palla fuori ancora, Gianluca Poggio chiama il blocco, Poggio per Ale Scalzo, finta, step back, Ale Scalzo, un'altra bomba, palla fuori. Ancora Ale Scalzo dall'altra parte, fallo commesso Suarez Martina, che guadagna giro di lunetta, antisportivo, fischiato su Ale Scalzo, giro di lunetta per lui, per Martina. Primo sbagliato. Il secondo libero è buono per Martina. Punteggio fisso su 45-35, ancora 10 lunghezze di vantaggio per i padroni di casa. Beinasco rimette dentro la palla per Carbonaro, va dal capitano Colmo. Colmo cerca Maisano, Maisano 2 punti dalla media. Ancora Gianluca Poggio. Poggio per Scalzo. Scalzo sulla punta, aspetta il taglio di Edo Gatti che trova il pallone ma non trova l'assist e non trova i 2 punti. Ancora Colmo, palla nelle mani di Carbonaro che va ancora dentro da Maisano, poi Carbonaro ancora, rimbalzo ennesimo tra le Scalzo che spinge già dall'altra parte, Edo Gatti fino in fondo con reverse. Poteva eseguirlo meglio, con più calma, non sbagliarlo. Che bel crossover da parte di Martina. Fallo, fallo in attacco, però fischiato su Ale Martina. Non sono d'accordo con questa chiamata arbitrale dopo un killer crossover da parte dello stesso Martina. Fischio severo. Ed è palla per Transvar City Bea. Gianluca Poggio attacca sull'ala destra, sopra Sebastiano Gile. Da Marco Stiffi, consegnato per lui. Ancora Gianluca Poggio fuori nell'angolo, che cerca dentro scalzo. Ancora Gianluca Poggio fuori, 3 punti. Palla, direi tiro sbagliato. E non di poco da parte di Gianluca Poggio. Forse preso dalla fretta. Non concretizza i 3 punti.
Ancora. Proprio Maisano. E poi c'è la palla recuperata di Edo Gatti, che si trova contro Carbonaro. Attenzione però, fallo. Fallo da parte di Carbonaro, che non era perfettamente fermo con i piedi per terra, così commette fallo proprio su Edo Gatti. Gita il lunetto per lui. Il primo è dentro. Punteggio 46 a 37 per Bea. 6 minuti e 7 da giocare. Il secondo è dentro. Anche questo. Più 10 di Bea di nuovo. Secondo tempo è iniziato alla grande per Bea. Palla fuori proprio per numero 10 di Benasco. Dietro. Fin qui autore di un'ottima partita. Gile fermo in punta, palla per Edo Gatti, anticipo bucato, palla fuori per Ale Scalzo da solo, 3 punti, tiro in sospensione. Forse titubato troppo prima di lasciare andare la palla. Fuori ancora Colmo, il capitano, da 3 punti. Poi c'è il minuto chiamato da Coach Massalli. Invece che diventano solo più 4. Binasco. Planes Varsity Bea che impaurita concede la bomba a Colmo. Con la sua esperienza va a segno. Timeout chiamato da Coach Massalli. Salibea che rientra dal time out d'emergenza chiamato da Coach Vassalli dopo il parziale di 6-0 subito ai danni di Bea da parte di Benascheso. Ancora palla dentro per Segura Costa, esce da Scalzo. Scalzo, palla veloce per il capitano Seba, 0 su 6 da 3 punti quest'oggi. Seba non è proprio in giornata, partita pessima per lui. Ancora palla fuori per Maisano da 3 punti, tiro un po' forzato per le sue doti tecniche. Ancora Scalzo già dall'altra parte, va da Edo Gatti sull'ala, poi ancora Gatti per Gile, Gile per Scalzo, Segura Costa, fallo e ottimo movimento da parte del Dominicano. Un'altra gita in lumetta da parte di Bea. Due falli di squadra per Benasco. 4 minuti e mezzo da giocare. 47-43 il punteggio a favore di Bea. E poi Segura Costa. Ancora una lunghezza. Anche il secondo è buono, fallo direi ottimo, subito in modo ottimo da parte di Segu, che è bravo a sfruttare questa mancanza di voglia in difesa di Benasco, che è già dall'altra parte con Alex Martina che va su, non ottiene il fischio.
di nuovo Poggio dentro, palla fuori per Scalzo. Sebastiano gira, non tira, adesso prova il passaggio in angolo e sbaglia, passaggio facile, sbagliato, e poi va su Ale Scalzo per provare la stoppata, ma l'esperienza di Colmo lo manda a svitare le lampadine. Altri due punti per Benaschese, punteggio sul 49-45, ancora per i padroni di casa. Scalzo va fuori da Gatti, Gatti poi da Segura, Segura forse fallo subito, non arriva il fischio, ma si va avanti, si va avanti in difesa, possesso importante, palla nelle mani di Carbonaro, Carbonaro palla fuori per Colmo che esagera, esagera, tiro stupido da parte di Colmo che è sbagliato. Segura ancora, tecnico, tecnico per l'allenatore di Benasco che continua a parlare all'arbitro, scontento il tecnico di Benasco. Esce Gianluca Poggio, esce Sebastiano Gile, tutti e due autori di una prestazione sottotono, più Sebastiano Gile che oggi sembra completamente assente. Dentro Nicolucci e Dienghili Main, classe 2001. Gite Lunetti per Edo Gatti, per il tecnico, il primo è dentro, rimessa lato di Bea, punteggio 50-45. Anche l'assistente ha qualcosa da dire, l'assistente di Benasco all'arbitro. Ancora Nicolucci dentro per il Mind Dieng. Dieng sopra, tiro sbagliato, l'appoggio da sotto, facile. Peccato, sfortunato. La palla che gira sul ferro e viene sfruttata fuori. Palla nelle mani di Marco Carbonaro. E poi Alex Martina che ancora si lancia all'indietro cercando un contatto, il fischio non arriva, si lamenta ancora con l'arbitro. Scalzo fuori per Edo Gatti dall'angolo da tre punti, tiro sbagliato, e poi Ale Scalzo col binocolo lo va a trovare e gli dice mettila dentro, ed Edo Gatti ancora due punti. Time out chiamato da Benasco, vedremo come rientreranno le squadre dopo il mini break di 30 secondi. E si rientra, palla nelle mani di Benasco, proprio nelle mani di Marco Carbonaro, subisce il fallo da parte di Nicolucci, sarà rimessa lato per Benasco. Ancora Carbonaro, la palla nel campo, nel rettangolo rosso del palacascino Capello, ancora Lieto, Mattia Lieto, tiro difficile segnato, gran bomba, 52-48 recita il tabellone luminoso. Blocco illegale da parte di Dienghili Main, fallo
commesso dallo stesso classe 2001 Alex Martina, metterà la palla in campo proprio per Marco Carbonaro. Nicolucci si appresta a difendere il portatore di palla. Ancora palla per Lieto, marcato da Segura Costa, va dentro per Colluccino. Il tiro segnato da parte di Massimiliano Colluccino. Palla nelle mani di Gatti. Gatti che va da Segura Costa, poi da Ilmain che la lascia lì per Nicolucci. Tiro difficile, sbagliato. C'è quasi il rimbalzo offensivo che però non arriva. Martina dall'altra parte. Palla schiacciata a terra e poi il tocco di piede di Edo Gatti che evita che la palla possa arrivare nelle mani del numero 4 di Benasco, Carbonaro. Con Smart City che nell'ultimo periodo del terzo quarto sta subendo. C'è fallo di Nicolucci. Il secondo in pochissimi minuti. Rimessa da fondo di nuovo per Benaschesa. Palla nel mezzangolo che poi esce per Colmo e poi di nuovo Lieto. Palla che si taglia sul primo ferro. Il man per Nicolucci. Nicolucci per Scalzo. Scalzo per Segura Costa. Poi si torna di nuovo dalle Scalzo. Fino al passaggio lento per il man. Palla per Edo Gatti. Tre punti, eh sì, è proprio così, tre punti sicuri quando la palla è nelle mani di Edo Gatti, smarcato da tre punti, sono sempre tre punti. Dall'altra parte però il capitano Colmo, tiro difficilissimo che realizza dalla media proprio su Ilimain che non ne può niente contro la vastissima esperienza del capitano Andrea Colma, giocatore che ha fatto anche il suo esordio in Serie B anni fa, oggi capitano di Benaschese. E poi Edo Gatti subisce il fallo da parte di Marco Taristano, scusate, di Mattia Lieto. Rimessa a lato per Bea. E intanto coach Vassalli sfrutta questo mini break prima della rimessa per buttare dentro Gianluca Poggio. Esce proprio Dengue di Main. Passa 2001. Alle Scalzo per Nicolucci. Nicolucci prende il pick and roll di Segura. Palla proprio per Segura Costa che trova i due punti appoggiandosi al corpo. Carbonaro proprio per Lieto. Da tre punti. Tiro sbagliato, si staglia sul ferro. Prima dell'inizio dell'ultimo quarto, punteggio sul 57-52, più 5 per i padroni di casa. Si riparte da qui
proprio come un'ora fa, all'inizio della partita, praticamente in parità con 5 lunghezze di vantaggio, che stavano per diventare 8 dopo il tiro di Alex Calzo da 3 punti sbagliato. Gianluca Poggio dentro, subisce il fallo, counting and one per Gianluca Poggio. Vedremo se coronerà e completerà la giocata da 3 punti. Tanto coach Vassalli con i piedi in campo, andato a parlare con Nicolucci, l'ha chiamato a colloquio privato per pochi istanti, chissà cosa si saranno detti. Poi rimbalzo importantissimo di Edo Gatti, che prova ad allungare ancora il punteggio di 2 lunghezze, ma non trova il canestro. Un po' sfortunato anche in questo caso. Palla nelle mani del numero 11, Taristano, ancora palla per Carbonaro, che prova a battere Edo Gatti, che difende bene. C'è il fallo poi di Segura Costa, e inoltre c'è il cambio proprio per Coach Fassalli. Dentro Andrea Barbero con il numero 8. Fuori Alessandro Nicolucci. Fallo fischiato. E danni di Poggio. Ancora palla dentro, palla persa per Beinasco. Gianluca Poggio attacca e c'è fallo da parte di Carbonaro proprio su Gianluca Poggio. Rimessa, palla nelle mani di Alex Calzo. Palla appunto nelle mani di Alex Calzo, poi Gianluca Poggio proprio per Segura Costa. Dentro Eurostep, tiro sbagliato. Ancora difesa sulla palla di Gianluca Poggio, a parte tiro di Marco Carbonaro, tiro sbagliato. Poi Alex Calzo per Gianluca Poggio. Poggio ancora per Barbero, Barbero per Segura Costa nell'angolo. Poggio ancora, ribaltamento per Scalzo, palla nelle mani di Edo Gatti che attacca. Tiro dalla media, sbagliato. Rimbalzo, parte di Beinasco, palla nelle mani di Carbonaro, che poi va da Coluccino. Coluccino dentro, si gira su Segura Costa, 2 punti. Lunghezze che diventano e rimangono 5. 59-54 il punteggio per i padroni di casa, Palazzo Marsetti Idea, qui al Palacascina Capello. Edo Gatti dentro, questo è un gran movimento, ha un repertorio fenomenale questo ragazzo. 2 punti proprio per il numero 12, Edo Gatti, MVP sicuramente dell'incontro fino a questo momento. Tiro difficilissimo di Andrea Colmo, mamma mia, questo è solo da applausi, tutti in piedi ad applaudire, perché è un canestro difficilissimo, un tiro difficilissimo. 2 punti per Beinasco, lunghezze che rimangono 5, punteggio 61-56, 7 minuti 41 dal termine. Edo Gatti si ferma nell'angolo, Barbero da 3 punti, in out di Barbero, e poi il tocco repentino di Alex Calzo permette a Edo Gatti di recuperare il pallone. Prova il crossover dentro, ancora lo stesso momento di prima, Segura Costa dentro, palla fuori per Gianluca Poggio da 3 punti. Gianluca Poggio da 3 punti, le ultime parole famose, ed è proprio quello che fa, è il suo mestiere. Gianluca Poggio 3 punti col mancino, quasi come James Harden, la barba è la stessa. E poi Alex Calzo prova la giocata per difendere il pallone, ma la rimessa sarà in attacco dal fondo per Beinasco. Cambio proprio per questi ultimi, dentro Alex Martino, fuori Marco Carbonaro, anche lui ottima prestazione questa sera. Lunghezze che diventano 8 per i padroni di casa. Dopo la bomba importantissima di Gianluca Poggio, tocco che c'è seppur minimo, parte di Planes Marsi di Bea, parte di Barbe, rimessa ancora
Benasco. La palla viene messa in campo e poi però il controllo è sbagliato da parte di Coluccino, che non controlla. Rimessa dal fondo in difesa. Prova a di Bea. Gianluca Poggio ancora su Marco Taristano, va da Barbero sull'ala destra. Intanto coach Vassalli consiglia l'attesa, ma Edo Gatti decide di prendersi un'altra bomba. Tre punti da parte di Edo Gatti. Questi ragazzi quando mettono quella marcia in più, davvero, mamma mia. Barbero, palla recuperata, no look per Gatti. Gatti dentro, quasi fallo e canestro. Tiro sbagliato di pochissimo. Fallo ai danni di Gatti. Gisello netto per lui, palla che scivola a capello, infuocato. 67-56 recita il tabellone elettronico qui del Pallacanestro Capello, proprio per i padroni di casa, con 6 minuti e 37 da giocare, con i due liberi di Edo Gatti. Il primo è dentro. Il secondo fuori, però Segura Costa, ancora rimbalzo, provano a combattere. Anche se c'è una piccola trattenuta da parte di Colucci. Palla nelle mani di Taristano, fallo subito. Commesso da Segura. No, ai danni di Barbe, scusate. Rimessa per Benasco, palla nelle mani di Taristano. Che dovrà rimetterla in campo. Taristano va da Coluccino, marcato da Costa. Cambio di fronte, ma ha le scalze troppo veloce. Prova ad andare a tirare con il contatto, ma c'è il tiro sbagliato. Ha lo scalzo, rallenta nel rialzarsi. E poi Coluccino. Passi! Fischiati i danni di Coluccino. Ottima difesa da parte di Gatti. E ancora qualcosa da dire Coluccino. Ancora appoggio. Gli arbitri non ricorrono nessun provvedimento per Coluccino. Ancora Gianluca Poggio fuori per Barbero. Barbero, tre punti. Andrea Barbero, tre punti. Anche lui. Anche lui. Queste serate così magiche nell'ultimo quarto. Si sveglia l'istinto feroce di quasi tutti i giocatori. Alle scalze, un'altra palla rubata. E Edo Gatti fuori dai tre punti. Palla per Andrea Barbero, che prova ad attaccare. Colmo. Fallo. Chiede scusa per non far andare a segnare Andrea Barbero, che è una sentenza da quelle posizioni e da quella zona. Out chiamato da Benasco. Punteggio 71-56. Direi dopo la bomba di Andrea Barbero. Game, set and match. Per Florenzo Marsetti Bea, che probabilmente si avvicina ad aggiudicarsi il secondo scontro, il ritorno contro Benasco dopo la vittoria di 40 lunghezze all'andata. In casa loro, anche in casa nostra, riescono a difendersi e a vincerla. 5 minuti e 20 da giocare. Time out.
palla. Barbero ha cercato la giocata della partita, ma comunque segura rimbalzo offensivo. Se segura prende un rimbalzo offensivo, quel rimbalzo offensivo si trasforma in due punti quasi sempre. Segura il tiro sbagliato, rimbalzo offensivo di Gatti, ma tiro sbagliato. Ancora palla nelle mani di Marco Taristano, che va da Alex Martina, che prova a penetrare, poi va fuori da ancora Taristano, poi palla dentro per Maisano, Maisano palla fuori per Martina che attacca, va su, i secondi finiscono, il tiro è fuori, ottima difesa da parte di Pranzi di Bea. E adesso è davvero game set and match sul punteggio di 73-56. Ormai le lunghezze sono troppo lunghe. Segura Costa, altri due punti, 75-56, vantaggio di 19 punti. Questa partita si può dire finita con 4 minuti e 30 d'anticipo. Ancora raddoppio di Bea, ancora appoggio, prova a strappare il pallone da Taristano che va da Colmo, fallo da parte di Scalzo, e poi c'è il fallo tecnico a Colmo. Sportivo per Colmo che continua a stare in faccia all'arbitro a parlargli, l'arbitro non fa cenni di smorfie, imperterrito, non cambia la sua decisione. Tanto un libero segnato da parte di Bea, poi il tecnico fischiato i danni di Colmo. Colmo che adesso tirerà i suoi liberi dopo il fallo subito per la stoppata illegale di Alescalzo. Il primo è dentro, il secondo è sbagliato, ma c'è il rimbalzo di Maisano che mette a segno altri due punti. 4 minuti da giocare, abbondanti. Barbero prova a battere sul palleggio Martina, va da Segura Costa, palla fuori per Edo Gatti, blocco da parte di Segura Costa, pick and roll, palla fuori per Alescalzo che riattacca verso il centro, Barbero da tre punti, 2 su 3 per lui, 3 c'è il tiro sbagliato. Segura Costa fuori, rimessa per Planes Marzio di Bea, gesti di rispetto fra Mattia Lieto e Segura Costa. Gianluca Poggio nell'angolo per Andrea Barbero da solo, 3 punti Andrea Barbero, 3 su 4 da 3 punti Andrea Barbero, splash, cambio in vista per Coach Fassalli. Intanto Benasco, 2 punti trovati da Marco Carbonaro, autore di un'ottima prestazione. Ancora Edo Gatti dall'altra parte, palla per Alescalzo, Gatti da 3 punti, ormai hanno fiducia e non si fermeranno davanti a una difesa così, ma attenzione perché Mattia Lieto è caldo, niente da fare, ottima prestazione, MVP forse per Beinasco con Colmo e Carbonaro, tutti e tre autori di un'ottima prestazione. Edo Gatti attacca, cerca i due punti, poi si va a prendere l'imbalzo offensivo dopo il tiro sbagliato, usa il perno in un modo eccezionale, trova altri due punti. Edoardo Gatti vicino ai 30 punti segnati, MVP assoluto del match. Intanto si accascia a terra Mattia Lieto per un problema forse alla caviglia, chiama il cambio, entrerà Federico Dvornicic proprio per Lieto, e Scalzo poi va a tirarlo su,
Coach Vassalli intanto schiera i suoi due cambi dentro di Angeli Main e Marco Stiffi. E anche classe 2002 Dembek, escono Edo Gatti alle scalzo e Segura Costa. Invece Segura Costa si sbaglia ed esce dal campo pensando di essere sostituito, ma in campo ci deve rimanere. Intanto Marco Carbonaro trova Kelman, Maisano fuori per il capitano Colmo prova un altro tiro difficile. Segura Costa, palla per Marco Stiffi, 2 minuti e 25 da giocare. Marco Stiffi da Dembek attacca al centro, va da Dieng Limain. Limain subisce il fallo e va a cercarsi, a trovare la Citellunetta. 4 falli per entrambe le formazioni, c'è il bonus. Limain, il primo sbagliato. Limain, sbagliato anche il secondo. Non è la sua giornata per i liberi. Ancora Dvornicic, palla per Marco Carbonaro che penetra su Marco Stiffi. Tiro sbagliato, sfortunato, molto sfortunato. Palla sputata fuori. C'è Luca Poggio, no look per Dembek. Dembek dentro per il Main che perde il pallone. Andrea Colmo. Palla per Marco Carbonaro che trova 2 punti. Punteggio 81-66. Ancora per Panes Marsi Tibea, attacca Marco Stiffi, attacca Alex Martina, Dembek ancora difeso dall'esperienza di Andrea Colmo. Dembek attacca col pick and roll e poi la palla finisce fuori però per Marco Stiffi che anche lui è sfortunato, palla sputata fuori dal ferro, poi Segura Costa, si avventa su ogni pallone perso da parte di Maisano, poi la palla per Dieng, Limain, no look da parte di Dembek. Trova il suo quarto punto, Limain, Colmo da 3 punti, tiro sbagliato, Limain, altro rimbalzo, Segura Costa, palla per Stiffi, Stiffi attacca Martina, palla fuori per Costa, fallo poi commesso da Marco Carbonaro, saranno 2 per Segura, 1 minuto e 7 da giocare, partita ormai nel cassetto da metà quarto periodo. Cambio per Trigliero che va a togliere, va a riposo Andrea Colmo. Facciamo i nostri più sentiti complimenti al capitano Andrea Colmo, autore di un'ottima prestazione con Carbonaro e Lieto. Vornicic va la rimessa per Carbonaro. Carbonaro attacca Stiffi fino in fondo, cerca poi il pallone e lo trova per Taristano, poi al tiro Martina, tiro difficile segnato. 50 secondi, Gianluca Poggio attacca in guardia a destra, il blocco settato da Segura Costa. Dembek poi batte sul palleggio Taristano ma sbaglia. Rimbalzo da parte di Alex Martina che va a trovare, cerca e trova Carbonaro ancora fuori, 3 punti sbagliati. Poi fallo dalla posizione qui, regia, sì è proprio fallo, fischiato i danni di Marco Stiffi, 2 punti, 2 tiri, potrebbero diventare 2 punti per Marco Taristano. Il primo dentro, 20 secondi al termine, probabilmente la partita finirà con quest'ultima sospensione di gambe, l'ultimo rilascio da parte di Taristano che segna anche il secondo. E Gianluca Poggio la porta dall'altra parte e gli avversari si fermano così come i padroni di casa, strette di mano. 85-71 recita il tabellone elettronico, partita in estrema parità nel primo tempo, ma nel secondo ovviamente
Pranz Marsitibea prende il largo e vince con una lunghezza di 14 punti. Punteggi alti. Buone rotazioni da parte di Pranz Marsitibea, che dà spazio a tutti i suoi convocati. Ci vediamo per la prossima partita proprio contro Rivoli, ospiti dell'ultima giocata, dell'ultima squadra che si trova nell'ultima posizione del girone. Lo storico di Pranz Marsitibea recita, mentre coach Vassalli si congratula con i suoi giocatori che faranno l'urlo proprio in questi istanti. Dea conclude contro le prime 5 con uno storico di 4-1, 4 vittorie e una sola sconfitta contro Gators. Ci rivedremo fra 2 settimane proprio qui al Palacascina Cappello. E con questo da me è tutto, Edoardo Fornero. Ciao.